siamo arrivati all'appuntamento con la tecnologia. Sì. Quindi, non essendoci Fulvio, noi siamo in contatto con Fulvio, no, che è in vacanza all'estero. Non essendoci Fulvio, che è estremamente ferrato in questa materia, fa anche domande intelligenti e pertinenti, noi ci rimettiamo a quello che il professor Marco Camisani Calzolari ha voglia di insegnarci. Buongiorno, professore. Il professore non ci vuole. Ha deciso che non vuole parlare oggi con noi. Oggi non si insegna nulla. Lo vediamo in collegamento per gli amici soprattutto della radiovisione, però forse non ci sente lui. Professore, sì. Ci senti adesso? No. Allora vedi perché non c'è Fulvio. Perché se ci fosse stato Fulvio avrebbe preso l'iPad certo, e lo chiamava, si collegava tramite iPad o Skype. No, tra l'altro, eccetera. Sai, parlando prima al telefono, a parte le battute con il professor Marco Camisani Calzolari, lui mi diceva, poi infatti ne avremmo voluto parlare in onda, anzi ne parleremo se adesso riusciamo a ripristinare il collegamento, a proposito, sai, di questa politica in streaming, che è stato un po' anche il punto dell'intervento del nostro direttore Tornari prima, no? Insomma, la tecnologia, il digitale nel mondo politico. Professore, eccoci qui. Eccomi, sempre pronto. Bene. Eccoci qua. Eravamo preoccupati perché, dicendo che non c'era Fulvio, ho detto magari il professore non ci vuole insegnare nulla oggi. No, io sono insegno a tutti, cioè, voglio alfabetizzare la nazione, sono sempre pronto. È una bella impresa. Allora, parlavamo di questa tecnologia, poi arriviamo anche al governo, allo streaming e al digitale, perché sono molto curiosa, però parliamo da questi oggettini del desiderio, questi nuovi modelli di telefoni, assolutamente ormai ridicolo chiamarli così, però questi nuovi modelli che fanno tutto. Di cosa voleva parlarci? No, volevo ovviamente per tenere aggiornati i nostri ascoltatori anche di tutti, quindi nostri, sulle ultime novità in ultimi device. È appena uscito, insomma, un nuovo Samsung Galaxy S4, che è più grande, cioè più grande nel senso non fisicamente, ma è più grande nel senso proprio di caratteristiche, una webcam, una camera, altre con 13 megapixel, una batteria molto più grande dei concorrenti, un processore molto più veloce e soprattutto, insomma, permette è un'evoluzione, ecco, come dire, di quello precedente. Era solo per appunto tenere tutti aggiornati sugli ultimi dispositivi. Poi c'è chi parla del controllo con gli occhi, che in realtà, allora, dire una bufala è esagerato, però sicuramente, insomma, non funziona come tutti ci aspettano, come tutti possiamo immaginare un vero controllo con gli occhi, per cui in realtà lui cerca di capire come tu lo stai guardando, e se non lo stai più guardando smette, per esempio, di riprodurre un video, ma vorrebbe anche far scrollare le pagine con gli occhi, ma in realtà io l'ho provato, ma no, non funziona. Ma perché è un problema di sguardo, prof, è un problema di sguardo. Non lo guardo sufficientemente bene. Professore, noi di RTL 102.5 siamo avanti perché con te riusciamo a dare, anche come abbiamo fatto in questo caso, tutto ciò che è di novità nella tecnologia. Ma come paese, secondo te, rispetto all'Europa, non voglio andare negli Stati Uniti o oltre perché temo di conoscere la tua risposta, ma come Italia rispetto all'Europa siamo ancora troppo indietro sulla tecnologia? Ma allora, qui sembra quasi che dobbiamo fare gli esercizi, no? Di tecnologia, ce ne di più, ce ne di meno, eccetera. In realtà la cosa principale che dobbiamo capire tutti, e più lo capiamo meglio, è che digitale e tecnologia non sono giochini, sono cose che hanno a che fare con lo sviluppo e con la crescita del paese. Hanno a che fare con i posti di lavoro in modo diretto. Per cui, quando in televisione, quando attraverso i principali media, escludo RTL perché siamo qui sempre a parlarne, quindi è salva, ma si parla di appunto crescita, eccetera, ci si dimentica completamente il digitale. Io spero che questo nuovo governo parti il digitale come deve. Vorrei vedere un ministro al digitale, perché può portare davvero 1 milione di posti di lavoro in più reali grazie agli investimenti nel paese, perché è un mondo in crescita, fa crescere, e qui in Inghilterra sta portando tanto lavoro, e i posti di lavoro nel digitale non si perdono, come dire, perché ovviamente è un mondo dove è il futuro, è il presente, no, in qualche modo.
Per cui mi aspetto che questo nuovo ministro, ammesso che ci sia, ma non ho qualche dubbio ovviamente, o comunque almeno un sottosegretario al digitale e non a, come dire, all'innovazione, che è un termine, diciamo, un po' generico, porti in destra nell'alfabetizzazione, perché è molto importante, che è quella che stiamo facendo in fondo noi in questo momento, no? Cioè si parli di digitale, si aiutino gli italiani a capirne di più e a considerarlo qualcosa di importante. E poi c'è la scuola, anche lì c'è tanto da fare, da investire, siamo rimasti molto indietro da quel punto di vista, e soprattutto bisogna formare gli insegnanti, perché è inutile mettere i computer a scuola, perché servono davvero poco. Sarebbe molto da dire, ma insomma il tempo che abbiamo è quello che è. È vero, io avrei un nome però, almeno come sottosegretario al digitale, inventiamoci questo ministero. Professore, lei sarebbe disponibile? Si prenderebbe questo impegno? Ma io per l'Italia, la politica non mi piace, non è il mio mondo, vivo a Londra, per cui sono un po' lontano da Roma, ma proprio in termini, come dire, no? Da ogni punto di vista, per cui non avrei voglia assolutamente di farlo, non voglio fare il napoletano che dice di no e poi c'è. Però per il paese sì, tant'è che sto cercando di impegnarmi in tutti i modi per cercare di portare il lavoro attraverso il digitale in Italia. C'è un progetto di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa in RPM. Quindi assolutamente sì, ma ripeto, ha delle condizioni evidentemente che oggi sono sempre in tardi, ma che portino poi davvero innovazione al lavoro e non solamente chiacchiere. Prof, per chiuderla con una battuta, tu ministro e Fulvio Giuliani sottosegretario, certo, viceministro, va bene? Sarebbe straordinario, ci sarebbe una grande rivoluzione vera, concreta nel paese. Va bene, prof, ci sentiamo la prossima settimana, ok? Buona giornata a voi, grazie. Grazie al professor Marco Camisani Calzolari, che sta tentando in questa Mission Impossible di alfabetizzarci a livello informatico, ma noi rimaniamo, insomma, nel nostro brodo primordiale di ignoranza. Però sai che bella coppia, sì. Ministro e viceministro. Sì.